Cataratta d'Urso abbiamo l'onore di Giuseppe, personaggio eclettico, grande artista. La storia di Joslin parte lontanissimo con l'idea dei giochi senza frontiere. No, per niente. Ancora prima? No, niente. Ho sbagliato tutto. Ok. Ho sbagliato tutto, su tutta la linea di zero. Va bene? Ok. Giochi senza frontiere, tra l'altro. Quando hanno cominciato, Joslin senza frontiere come assistente di produzione, la prima edizione, nella parte francese. E sono stato produttore generale dell'ultima edizione, 30 anni dopo. Dunque sono partito da assistente per produttore generale. Ma basta, non ho niente, non sono mai apparso in giochi senza frontiere, non ho mai detto una parola all'interno di uno. No, completamente. No, no, però hai ideato ad esempio tanti altri sì, 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 sì. Piede che poi dopo hanno venduto in tutto il mondo. Assolutamente il gioco di Oca, sì, forse c'è ancora. I primi di sapere. Un milionario, un lavoro che c'è sempre tra la musica che continua. Ancora dopo più di 30-40 anni. Insomma, c'è un po' di roba, c'è. Un po' di roba c'è. Sì. E adesso Joslin, da grande cosa può fare? Pensionato. sono arrivato quasi a 65 anni. No, io non potrei mai fermare. Però non sono avido come molti miei colleghi che se manca il video, non sono così, anche se ho scelto di stare molto più dietro, poi non lavoro solo in Italia. Quindi dove stai lavorando adesso? In questo momento non in Francia, in Spagna, dove ero in Sud America, in questo momento sono preparando un programma a Miami che andrà in onda nel Nord America e nel Sud America, tutto questo in lingua spagnola e probabilmente non ne parlo più di tanto, però è in progetto. Poi in questo momento mi dedico molto ai miei amici, come sai, e ho due progetti importanti, uno Claudio Lippi, che è stato il suo one show, che ci siamo divertendo mentre volentieri, devo dire con la complicità che ho con Claudio, ci divertiamo solamente a metterlo in piedi, non per sono delle grandi riunioni fatte di visite e mangiate. E poi l'altro mio complice, ma anche lui da più di 40 anni, che è un mio vicino di casa, perché Umberto Tozzi. E con il quale proprio oggi abbiamo deciso di mettere in piedi lo spettacolo, già dovevamo vederci 5 minuti per bene. E sono stato invitato questo spettacolo. Sì, sì, questo Umberto diceva questo spettacolo è proiettato per essere un film completamente italiano, però poche modifiche, di nuovo soprattutto, e diventerà perché lui grossissimo seguito nel mondo intero, diventerà in francese, in inglese, in tedesco, in spagnolo, per poter mettere poi a profitto. Ma comunque si tratta di spettacolo musicale, ovviamente con un altro tozzo, con Claudio Lippi? Anche lì, lui canta le canzoni da Green, diciamo un morning show con delle situazioni divertenti. Mi viene solo da ridere perché sono delle cose che perché mi vengono. Sì, sì, esattamente. Tanto, poi sono soprano musical con un grandissimo Francesco Marchetti, grande musicista, stiamo facendo la polizia. La polizia che credo prima la presentazione di San Francesco del Papa, San Benedetto, che di San Francesco del Papa, il cast molto, molto, molto importante, è stato da prima persona. Ma la musica è di una persona. Solo proprio completamente? Sì, 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 San Giovanni. E tutto il resto è fatto in 3D, dal vivo in 3D, con più degli oleogrammi e tutto.
tutto, dove tutti gli effetti e tutte le disgrazie degli spettatori che sale ne subiranno, o la dolce musica, non altro ne subiranno in certo modo. Diciamo che Giuseppe fermenta sempre in movimento, sì, diciamo. Sì, quindi avremo delle cosa ne penso? Penso che ha raggiunto i suoi obiettivi. Io ho un po' di dubbi su questa festa. Mi piace come è stato fatto a livello regia. Questo è un mestiere, ma il spettatore normale non lo trovo. Il spettatore Luce, che conosco più che bene, perché c'è di non so se quello che non va, insomma ci sono delle cose che tu avresti fatto diversamente, diciamo che trovo che è un po' seduto la condizione, manca di ritmo, la conduzione è sciacciona, e Antonella mi ha fatto i complimenti, mi ha mandato stamattina il messaggio mettendo grazie grazie, ha ragione, ha detto lei, dunque perfetto, chapeau, hanno vinto loro, hanno vinto e sono, hanno raggiunto il loro obiettivo. Dunque, ci va bene così, dice. Va bene così, sì, perfetto, no, no, io, quello che penso è un errore. Ma